siamo in compagnia del consigliere Ciarambino, presidente della commissione trasparenza. Presidente, è un giorno importantissimo quello che stiamo vivendo questa mattina qui al Monaldi, finalmente un reparto per i bambini. Assolutamente sì, questa è una di quelle battaglie di cui vado fiera di averla combattuta al fianco dei genitori dei bambini trapiantati che mi hanno veramente coinvolto in questa vicenda che è fondamentale perché il centro trapianti pediatrico del Monaldi è sempre stato un riferimento non per la Campania ma per tutto il sud Italia e invece da gennaio 2017 per tante criticità che si sono determinate è stata sospesa l'attività trapiantologica. Come presidente della commissione trasparenza sono due anni che seguo questo tema, abbiamo fatto tantissime audizioni facendo emergere delle criticità molto gravi di livello organizzativo e assistenziale, abbiamo compulsato, siamo stati una spina nel fianco dell'amministrazione regionale e della direzione generale di questo presidio, oggi arriva un primo risultato. Il ministro Grillo, ci tengo a dire questa cosa, ha fatto la sua prima uscita istituzionale da ministro al centro trapianti pediatrico del Monaldi e da quel momento non ha più mollato neppure lei, ha inviato gli ispettori ministeriali e finalmente dopo tanto lavoro insieme si è arrivata all'autorizzazione da parte del Centro Nazionale Trapianti per lo sblocco diciamo e quindi il nuovo riavvio dell'attività trapiantologica. Adesso tocca alla Regione dare nuovamente il via e ancora una volta noi li compulseremo e faremo fiato sul collo perché questo avvenga prima possibile. Io non voglio tornare sulla questione del Pascale perché sappiamo benissimo che rientra assolutamente nel blocco dei finanziamenti, sì. Però una cosa che le volevo chiedere, lei ha parlato di regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116 e 117 della Costituzione chiaramente, tuttavia c'è da dire una cosa che probabilmente, non so se le sfugge o probabilmente non è ancora al corrente, anche in Campania si sta votando in queste ore, si stanno raccogliendo firme per la realizzazione di una macro regione autonoma. Allora, questo è un tema, diciamo, credo molto lontano e rispetto a cui va fatta corretta informazione ai cittadini. Io ci tengo a dire una cosa, vedo politici di questa regione che governano da 20 anni che si battono il petto temendo che il regionalismo differenziato possa sottrarre fondi al sud e quindi propongono, diciamo, dopo aver governato per 20 anni e non averlo fatto adesso, questa panacea per tutti i mali, propongono la macro regione del sud. Io vi dico che noi abbiamo perso miliardi di euro in tantissimi settori, se a ogni programmazione dei fondi europei che vale 4,5 miliardi noi utilizziamo quei soldi per rattoppare i marciapiedi e fare le fontanine nelle piazze, se abbiamo 1,7 miliardi di fondi per l'edilizia sanitaria che erano a disposizione di questo governatore appena insediatosi e ne abbiamo utilizzati 500 milioni in 20 anni, oggi ne residuano appunto poco più di 1 miliardo e De Luca dice che è colpa del ministero che non gliel'ha sbloccati, se siamo in sanzione sul tema dei rifiuti e paghiamo 120.000 euro al giorno di multa che ricade sulle tasse dei cittadini campani perché non siamo stati in grado di fare un ciclo dei rifiuti degno di questo nome, ritenete che il problema di questa gente che oggi, lo ripeto, fa il paladino del sud sia il rischio di perdere fondi per il sud? Io mi preoccupo seriamente della perdita dei fondi per il sud, non accadrà mai perché al governo c'è il Movimento 5 Stelle che farà rispettare la Costituzione e non cederà mai su questo e lo avete letto in questi giorni, in queste settimane su tutti i giornali, ma noi in Consiglio regionale ci battiamo perché i soldi di cui oggi già appunto siamo in possesso, che abbiamo a disposizione, vengano utilizzati correttamente, non per fare corsi concorsi farlocchi dove spendiamo 100 milioni di euro di soldi dei cittadini che potevano essere utilizzati, non per fare un concorso nella pubblica amministrazione dove si creano 0 posti di lavoro e si tratta di un semplice turnover perché le persone vanno in pensione e vengono rimpiazzate, ma per creare nuovo lavoro su questo territorio. Invece, ancora una volta, gli ultimi dati che sono usciti di recente ci dicono che mentre le altre regioni crescono, in Campania continua a crescere la disoccupazione. Per completezza di informazione, concludo, lo lascio libera, il regionalismo differenziato tuttavia prevede che se le cose vanno bene per le 3 regioni del sud, se vanno male devono assolutamente concorrere tutte le altre regioni, questo lei lo sa. Guardi, nella Costituzione esiste un principio, che è il principio di solidarietà e di perequazione, che dice che diciamo, le regioni più ricche devono concorrere anche a contribuire a che i diritti vengano realizzati in maniera
sera e qua anche nelle regioni e nelle realtà nazionali che hanno meno possibilità. Questo è un principio che è scritto nella pietra e niente e nessuno potranno violarlo, non si approverà nulla che vada contro questo principio. Un fiume in piena, snocciolato dei dati straordinariamente importanti, ma su due questioni non può sottrarsi alla mia domanda: regionalismo differenziato, un crimine contro il meridione? Assolutamente sì, hanno tentato un furto nei confronti del Mezzogiorno, lo ha tentato la Lega di Salvini con il silenzio complice dei 5 Stelle. Abbiamo bloccato questo tentativo di furto nei confronti del Sud. Hanno tentato di spostare 6 miliardi di euro a vantaggio del Veneto e siamo arrivati lì lì per avere in Italia una prima secessione. Abbiamo avuto un esempio di che cosa significa una secessione. Hanno stabilito di distribuire 5 milioni di euro destinati ai centri oncologici, escludendo l'Istituto Pascale di Napoli, che è un'eccellenza mondiale. Faremo la guerra finché non correggeranno questo decreto irresponsabile e vergognoso che hanno approvato qualche giorno fa. È caso da 15 anni. Lo faremo ovviamente nel rispetto delle leggi dello Stato e, avendo approvato il piano per il personale, oggi possiamo con ancora maggiore decisione bandire decine e centinaia di concorsi. Già solo per un ospedale di Napoli, quello del Mare, abbiamo assunto 800 dipendenti in più, ex novo, non personale trasferito agli altri ospedali. Dunque questo lavoro è pienamente in corso, dobbiamo insistere, nel giro di un anno avremo stabilizzato tutto il sistema.